Allora è qui che il Consiglio decide la sorte di noi piccoli esseri mortali, eh? Finalmente incontreremo i veri pezzi grossi della galassia. Lui. Questo ci aiuterà. Scudi abbassati. Scagnozzi di Saren. Come nuovo. Stai indietro, Vrex. Fist ci ha detto di farti fuori se t'avessimo visto. E allora cosa aspettate? Sono qui, forza! Questa è l'unica occasione per Fist. Fossi in lui, la sfrutterei. Non verrà qui fuori, Vrex. Fine della storia. Siamo solo all'inizio. Levati dai piedi, umano. Tu non c'entri niente. Ma cos'è successo? E chi lo sa, cerchiamo solo di non restare coinvolti. Soldati dell'Alleanza. Anch'io potevo essere un marine. Invece mi sono arruolato in quel dannato SSC. Il più grande errore della mia vita. Sto cercando un agente SSC. Un Turian di nome Garrus. Garrus? Devi essere un membro dell'equipaggio del capitano Anderson. Quel bastardo sta ancora cercando di ammazzare Saren, eh? Io so dov'è Garrus, ma prima dovrai dirmi una cosa. Il capitano ti ha confidato il suo grande segreto. C'è qualcosa che dovrei sapere sul capitano. Il capitano era uno spettro. Non lo sapevi, vero? Era una cosa ultra segreta. Il primo spettro umano della storia. Ma poi ha mandato tutto all'aria. Ha incasinato a tal punto la sua missione che lo hanno cacciato a pedate. Lui dà ancora la colpa a Saren. Dice che il Turian l'ha incastrato. Hai detto che era tutto segreto. Ma allora chi ti ha raccontato questa storia? Ho lavorato 20 anni in questa dannata cittadella. Qui la gente ama parlare. I segreti si diffondono come l'herpes. Una volta che te lo becchi, lo attacchi agli altri. Dimmi solo dov'è andato Garrus. Garrus voleva parlare con la dottoressa Michelle. Dirige una clinica dalla parte opposta dagli agglomerati. Credo sia andato proprio lì. Com'è lavorare nell'SSC?
Puoi dire com'era? L'esecutore mi ha sospeso. Trasgressioni reiterate, ha detto. SSC mi teneva d'occhio. Riesci a crederci? Hanno registrato tutti i miei errori. Un piccolo diverbio con un sospettato? Segnato. Un paio di drink in servizio? Segnati. Sgraffigno qualche credito dal bottino di una retata? Segnato. Una specie di caccia alle streghe. Non lamentarti, te la sei cavata con poco. E tu cosa diavolo ne sai? Lavorare per l'SSC non è come essere un marine. Quelli si incazzano se ammazzi qualcuno. Indagini, commissioni d'inchiesta, regole e regolamenti vari. La quantità di scartoffie da compilare mi faceva venire il volto a stomaco. Un lavoro davvero di merda. Quindi smettila con i tuoi moralismi. Voi soldati avete la vita facile. Guardati allo specchio qualche volta. Datti una ripulita e fai qualcosa di serio nella vita. Risparmiati le prediche, non siamo in chiesa. Cosa sai dirmi su Garrus? È una testa calda, ecco cos'è. Pensa ancora di salvare l'universo, sempre in contrasto con l'esecutore. Ma presto la pagherà. L'esecutore adora mettere al loro posto gli agenti di strada come noi. Guarda che fine ho fatto io. Com'è lavorare? Vuoi dire... Sgraffigno qualche credito dal bottino di una retata? Segnato. Una specie conosci di... Conosci il capitano Anderson? L'ho incontrato un po' di volte negli ultimi anni. Uno di quei soldati tutti di un pezzo. Sì, signore! No, signore! Se vuole le pulisco il culo, signore! Ecco perché ha fatto carriera così velocemente. A quelli dell'Alleanza piacciono i leccaculo. Il capitano è un ottimo soldato. Certo, come no. Mettigli un uniforme carino, attaccagli qualche medaglia luccicante al petto e chiamalo eroe. Così sono capaci tutti. Ma se è davvero così bravo, perché gli spettri lo hanno cacciato via? Faglielo chiedere, su. Me ne vado. Sì, bene. Lasciami bere in pace. Queste stanze sono private, riservate a Fist e ai suoi amici. Chi è Fist? È il proprietario di questo locale, ma i clienti devono stare nella sala principale. Cosa voleva l'altro Krogan? Vrex? Questioni personali. Non è molto loquace, eh? Arrivederci. Divertiti. Vattene. Non ho voglia di parlare. Perché il capitano Anderson non ci ha detto che era uno spettro? Forse non è vero. Archie. Oh, al diavolo il Presidium. Questo posto è 100 volte meglio. Non l'ho detto a nessuno, lo giuro! Ci hai provato, dottoressa. Se Garrus si facesse vivo, tieni la bocca chiusa, altrimenti... E tu chi sei? Lasciala andare. Thank you.
C'è molto traffico. A che velocità andranno quelle macchine? Ottimo tempismo, Shepard. Hai colto di sorpresa il bastardo. Così ho potuto farlo secco. L'ho beccato in pieno. Semplice fortuna. Dottoressa Michelle, è ferita? No, sto bene. Grazie. Grazie a tutti quanti. Perché la stavano minacciando? Chi li ha mandati? Lavorano per Fist. Volevano che tenessi la bocca chiusa. Che non raccontassi a Garrus dell'Aquarian. Un Aquarian? Qualche giorno fa, un Aquarian si è presentata nel mio ufficio. Era ferita, ma non ha voluto dirmi chi era stato. Era terrorizzata. Credo stesse scappando da qualcuno. Mi ha chiesto dell'ombra. Voleva fornire delle informazioni in cambio di un nascondiglio sicuro. E poi? L'ho messa in contatto con Fist. Lui è un agente dell'ombra. Non più. Ora lavora per Saren, e l'ombra non ne è affatto contenta. Fist ha tradito l'ombra. Sarebbe da stupidi. Saren deve avergli fatto un'offerta che non poteva rifiutare. L'Aquarian deve avere qualcosa che interessa molto a Saren. Una cosa talmente importante da giustificare il tradimento dell'ombra. Cos'altro sa dirmi sull'Aquarian? Non saprei. Voleva un nascondiglio sicuro in cambio di alcune informazioni in suo possesso. Lei non... Un momento. Get! Le sue informazioni riguardavano i Get! L'Aquarian potrebbe legare Saren ai Get. Il Consiglio non potrà ignorare questo fatto. Facciamo un salto da Fist, allora. Questa è la tua missione, Shepard. Ma ti assicuro che anch'io voglio eliminare Saren. Verrò con te. Lei è un Turian. Perché vuole eliminare un membro della sua specie? Durante le mie indagini non sono riuscito a trovare le prove che mi servono. Ma so bene cosa sta succedendo. Saren ha tradito il Consiglio e la fiducia della mia gente. Allora benvenuto a bordo, Garrus. Non siamo gli unici sulle tracce di Fist. L'ombra ha ingaggiato un cacciatore di taglie per farlo fuori. Un Krogan di nome Vrex. Sì, l'abbiamo visto nel locale. Un Krogan potrebbe tornarci utile. Ho sentito che si trova all'Accademia SSC. Cosa ci fa laggiù? Fist lo ha accusato di averlo minacciato. Abbiamo portato dentro Vrex per un breve interrogatorio. Se vi sbrigate potete trovarlo ancora all'Accademia. Andiamo. Non l'ho ancora ringraziata abbastanza per avermi salvata dai tirapiedi di Fist, comandante. Se non fosse stato lì, non so come sarebbe andata a finire. Sono contento che non le abbiano fatto del male. Anch'io. Allora, le serviva qualcosa? Mi faccia vedere cosa è in vendita. Certamente. Sì, comandante. Posso fare qualcosa per lei? Lei è un medico? Com'è finita qui, sulla cittadella? Ero venuta qui con i miei genitori, quando ero ancora piccola. Mio padre era un medico dell'Alleanza. Ho scelto di seguire le sue orme, ma non nell'esercito. Curare i soldati feriti non è mai stato il mio sogno. Ora devo andare. Arrivederci, comandante. È stato un piacere.
Buongiorno, comandante. L'ambasciatore umano è di sopra, nella prima stanza sulla destra. Sai chi sono? Sì. Ogni giorno ricevo rapporti dettagliati sull'arrivo di nuovi diplomatici e personalità di spicco. Che posto è questo? Questo è il Presidium. Per essere precisi, si trova nelle ambasciate della cittadella. Se ha altre domande, si colleghi a Davina. Come ti chiami? Che cosa ci fai qui? Mi chiamo Safiria. Gestisco la segreteria amministrativa delle ambasciate. Mi sembra indaffarata. Le ambasciate sono il cuore politico della cittadella. Quando rappresenti miliardi di cittadini, le cose da fare non mancano mai. Farò meglio ad andare. Ti auguro una buona giornata. Comandante Shepard, non mi aspettavo di vederla qui. La manda l'ambasciatore Udina. Ci conosciamo? No, ma la conosco piuttosto bene. Io sono l'esecutore Pallin, capo dell'SSC. Sapere quando qualcuno come lei arriva sulla cittadella fa parte del mio lavoro. Mi serviva qualcosa, comandante? Mi pare di capire che gli umani non le stanno molto simpatici. No, non mi fido della sua specie. Non ancora. Voi umani volete impossessarvi di tutto quello che potete avere. E avete già ricevuto molto. Se il Consiglio vuole riservare un trattamento di favore all'umanità, che faccia pure. Ma non devo essere per forza d'accordo. Il Consiglio ci tratta come cittadini di seconda categoria. Dobbiamo combattere per ottenere ciò che vogliamo. Bene, combattete pure. Ma non creda che tutti gli altri resteranno a guardare. Sono un uomo impegnato, comandante. Abbiamo finito? Cosa sa dirmi sugli spettri? Sono il braccio destro del Consiglio, o almeno così vogliono essere considerati. Sono l'aspetto clandestino del Consiglio. Cosa ha contro gli spettri? Non posso tollerare un'organizzazione che si considera al di sopra della legge, specialmente se ogni singolo spettro è libero di decidere quando infrangere le regole. A volte bisogna oltrepassare i limiti della legge per garantire la sicurezza del popolo. Faccio parte dell'SSC da 30 anni e non ho mai dovuto violare la legge per fare il mio lavoro. Neppure una volta. Sì, certo. Ti aspetti forse che crediamo che nessuno dei vostri agenti sia corrotto? Ci sono più di 200.000 agenti dell'SSC. Alcuni di loro sono dei pessimi agenti. Ma noi davanti alla corruzione non ci voltiamo dall'altra parte come fanno gli spettri. Facciamo del nostro meglio per punire qualsiasi agente che violi la legge. Ma gli spettri non sono mai sottoposti a questi controlli. La galassia ha bisogno di persone così, persone disposte a fare il lavoro sporco. Sono d'accordo, ma dovrebbero essere un modello per tutti. Devono sembrare affidabili. Saren è fuori controllo, lo sappiamo tutti e due. Però, dato che è uno spettro, il Consiglio non ha intenzione di intervenire. È questo il genere di persona di cui la nostra galassia ha bisogno? Ma non tutti gli spettri sono come Saren. È vero, ma il potenziale c'è sempre. Mi parli dell'SSC? L'SSC è il corpo di sicurezza e di polizia della cittadella. Siamo un'agenzia governativa civile, anche se molti nostri membri provengono dall'esercito. Certo, essendo il rappresentante dell'SSC al Consiglio, spendo la maggior parte del mio tempo facendo da intermediario tra le due. Mi parli delle vostre indagini su Saren. Spiacente, comandante. Non divulghiamo informazioni su indagini ancora in corso. Ora farò meglio ad andare. Arrivederci, comandante. Il mio primo incarico nell'SSC era proprio qui, nel Presidium. Il crimine quasi non esiste da queste parti.
Benvenuti al terminale turistico 1. All'estremità di questo livello potete vedere la torre della cittadella, dove il consiglio si riunisce regolarmente per discutere questioni di... Arrivederci. Arrivederci e grazie per aver usato Avina. Spero che si diverta sulla cittadella. Non è un problema. Mi hanno già risistemato l'ufficio 5 volte ormai. 5 volte? Perché? Che cosa vogliono? Non ho idea. I custodi non offrono spiegazioni, però. Benvenuto, io sono Nelina. Mi sembra che tu non sia nell'elenco dei clienti odierni. Desideri sapere quando la consorte sarà in grado di riceverti? Non posso entrare adesso. Temo di no. Cerca di comprendere. In molti cercano i servigi della consorte. Lasciami il tuo nome e lei farà di tutto per trovare il modo di riceverti. Cosa fai qui, Nelina? Io sono una delle accolite della consorte. Molte delle persone qui quest'oggi non vedranno la consorte, ma si aspettano di ricevere un trattamento adeguato. È nostro compito fare in modo che tornino a casa soddisfatte. E in che modo le soddisfi? Ogni accolita ha la propria specialità. Alcune soddisfano con il canto, altre con la conversazione. Noi cerchiamo sempre di abbinare i bisogni dei nostri clienti alle abilità delle accolite. La mia specialità sono i punti di pressione. Con le mie dita posso trovare la tensione nascosta nel corpo e porvi rimedio. Vorrei sottopormi al tuo trattamento. Eccellente! Ti inserirò nel mio elenco dei clienti. Potremo vederci tra... 3 o 4 mesi. Nessuno vale una simile attesa. Ah... Non è compito mio giudicare. Ho il tuo nome, ti contatteremo. Desideri altro? Chi è la consorte? Che cosa fa? Non è facile da spiegare. Per molte persone è molte cose e per ognuna di esse è una cosa diversa. Alcuni le chiedono consigli, altri intrattenimento, altri ancora piacere. In realtà molti clienti non sanno ciò che cercano fino a quando lei non glielo fornisce. A sentirti sembrerebbe una sorta di oracolo. No, o almeno non nell'accezione comune. È una donna come tutte le altre, ma con una notevole compassione e un animo generoso. Ti suggerisco di fissare un appuntamento e scoprirlo da te. Credo di non avere altro da fare qui. Spero che tornerà in futuro. Per noi sarebbe un piacere. Nelina. Sì, padrona? Fai passare il comandante. Desidero conferire con lui. Sì, certo, padrona. Sembra che la consorte si sia accorta di te. Vorrebbe incontrarti subito. Dove devo andare? Sali di sopra. La troverà che ti aspetta. Sei dell'Alleanza. Mio fratello fa il soldato sulla Terra. Così può bastare, comandante. Ho sentito grandi cose su di te da quando sei arrivato sulla nostra cittadella. Non mi piace essere spiato. Perdonami, comandante. Mi tengo sempre informata sulle personalità importanti che arrivano sulla stazione. Molto spesso diventano miei clienti. Ma non è per questo che ho richiesto la tua presenza.
Ho un problema e credo che la tua esperienza potrebbe essermi utile. Parlami di questo tuo problema. Ho un amico, Septimus, un generale Turian in pensione. Non voglio scendere nei dettagli, ma voleva delle cose che vanno oltre ciò che posso concedere. Abbiamo litigato. Ora passa le sue giornate all'antro di Cora, bevendo e spargendo dicerie sul mio conto. Se tu potessi parlargli da soldato a soldato, sono sicura che ti darebbe ascolto e mi lascerebbe in pace. Che cosa è successo fra di voi? Non posso fornirti particolari, per rispetto della sua privacy. Sarà lui a decidere se raccontarti ciò che è successo. Che cosa vuoi che gli dica esattamente? Fai appello al suo senso dell'onore. Ricordagli il ruolo che ricopriva in qualità di generale. Se riuscirai a convincerlo a smettere di diffamarmi, ti darò prova della mia gratitudine. Ora devo chiederti di prendere congedo. Ho molti clienti in attesa di vedermi. Lo ammetto, sono un po' nervoso. Direi che è comprensibile. In molti non sanno cosa aspettarsi. Salve, benvenuto al celebre negozio di Morlan. Cerchi articoli di ottima qualità, vero? Fammi vedere cos'hai. Oh, penso che ne sarai soddisfatto. Ho davvero dell'ottima merce, vedrai. Sbaglio! Wow, sei davvero tu! Sei il comandante Shepard, l'eroe di Eden Prime. Per me è un vero onore incontrarti. Piacere. E tu saresti? Mi chiamo Conrad. Conrad Werner. Dicono che hai ucciso più di 100 Geth su Eden Prime. Ho trascorso gran parte del tempo a cercare di sopravvivere e aiutare i coloni. Ehi, lo so che sei molto impegnato, ma che ne dici di farmi un autografo? Non ho tempo per queste cose, Conrad. Non sono qui per darmi delle arie. Ah, capisco. Il comandante Shepard non ha tempo da perdere con le persone normali. Tranquillo, non ti disturberò più. Vai pure a fare l'eroe. Salve, terrestre. È evidente che sei appena tornato dalle colonie. Ti servono rifornimenti? Colonie? Di cosa stai parlando? Oh, errore mio, terrestre. Credevo che... Lasciamo perdere. Feros? Noveria? Beh, presto ne sentirai parlare, se ancora non ne sai nulla. Ma non importa da dove vieni. I miei articoli sono disponibili per tutti. Cosa mi sai dire su Noveria? È un importante pianeta della fascia di Attica. Sede di molte corporazioni. Molto freddo. Molta neve.
Laggiù non ho molti clienti. Si affidano tutti ai loro fornitori personali. Vorrei sapere qualcosa di più su Feros. Un tempo era occupato dai Protean. La superficie è ancora coperta dalle loro rovine. Ora è stato colonizzato dagli umani. Anche se non sono certo i primi ad averci provato. Ora che ci penso è da un pezzo che non sento il mio contatto su Feros. Oh, beh, credo che stia benone. Ora dovrei andare. Come vuoi, terrestre. Buona giornata. Non penso che tu l'abbia comprato qui. Io non vendo questo modello. Senti, sono sicuro che me l'hai venduto tu. Ricordo la tua faccia. Davvero? Strano. Vedevo che per voi umani i Turian fossero tutti uguali. L'ho comprato qui. Allora, mi darai questo risarcimento oppure no? Vuoi dimostrare che l'hai comprato qui?